Con la campagna di comunicazione Il senso delle parole, Takeda Italia si è aggiudicata il premio Patient Engagement and Advocacy di questa 11ª edizione dei Digital Award. In nostra compagnia c'è Silvia Ficorilli, Oncology Patient Advocacy and Communication Health, nonché responsabile del progetto. L'affiliazione è molto lunga, le chiedo dunque di descriverci il progetto che ha vinto. Dunque, Il senso delle parole è una campagna di comunicazione che nasce 3 anni fa con l'obiettivo di avvicinare medici e pazienti attraverso una lingua comune. Abbiamo voluto ascoltare prima medici e pazienti per poi mettere loro a disposizione degli strumenti, un dizionario emozionale, dei racconti, 2 podcast, un sito web, un canale Facebook, affinché si potesse cominciare a lavorare sulla costruzione di una lingua comune. Il medico parla una lingua tecnica, scientifica, il paziente ascolta con la pancia, con il cuore, e quindi trovare una lingua che possa accomunare questi 2 mondi è fondamentale, perché le parole creano un mondo e aiutano la cura. Non le chiedo di citarmi condivisioni, impression, però se dovessimo fare una sintesi dei risultati ottenuti, cosa potremmo dire? Beh, è una campagna che cresce nel tempo, Facebook e il sito ci danno grandi soddisfazioni, sono molto seguiti, abbiamo anche realizzato 6 eventi aperti al pubblico nel corso del 2023-2024 e continueremo su questa strada, perché l'accoglienza del progetto è calorosa, e c'è molto interesse, c'è bisogno di ascolto e quindi continueremo su questa strada. Quale riscontro avete ottenuto fino a questo momento dai 2 interlocutori, ovvero la classe medica e la comunità dei pazienti? La classe medica ci ha accolto con piacere, ma ci ricorda che c'è bisogno di formazione, perché non sempre si hanno le competenze per poter affrontare anche questo aspetto durante il percorso di cura. E c'è bisogno quindi anche di sostenere i pazienti anche con altre figure, lo psico-oncologo è una figura importante che non sempre può seguire i pazienti. I pazienti dal canto loro ci dicono che sì, a volte loro non capiscono o non si sentono compresi, e che quindi è fondamentale continuare su questa strada, perché le parole aiutano davvero a sentirsi meglio. Come ultima cosa le chiedo come far fruttare questa esperienza in futuro e se un'iniziativa di questo tipo immagina che possa essere estesa anche ad altre branche oltre all'oncologia. Allora sì, l'idea di estenderlo anche ad altre aree c'è e ci stiamo pensando, perché sicuramente questo problema, questo cortocircuito che si crea tra medico e paziente, ma anche tra paziente e caregiver a volte, è vero per qualsiasi area terapeutica. Noi continuiamo col senso delle parole, adesso stiamo lavorando ad una nuova iniziativa sempre nell'ambito del progetto dedicata alle metafore. Le metafore aiutano tantissimo, hanno un potere grandissimo nel creare un immaginario diverso e nel rendere questo percorso ancora più accogliente.